Olimpia di Dario Ricci. La giornata del partigiano, 25 aprile. Convenuto sul Gianicolo intorno al monumento a Garibaldi, patrono e campione di tutti i combattenti della libertà, il popolo romano celebra la giornata del partigiano. Il ministro Gasparotto consegna ai congiunti le medaglie d'oro alla memoria dei partigiani caduti. Audio prezioso e raro, quello che abbiamo ascoltato del 25 aprile 1946, la prima ricorrenza della liberazione dal nazifascismo. L'Italia e Roma scesero allora in piazza, come ancora fanno oggi, per le commemorazioni, e nella capitale quel giorno si decise di celebrare quella giornata così speciale con una corsa ciclistica. Ebbene, da allora il Gran Premio della Liberazione di edizioni ne ha corse 74, compresa quella che si è svolta oggi, per quella che è divenuta negli anni la più importante corsa ciclistica per Under 23 e che è tornata a svolgersi dopo 2 anni di stop. Ma come nasce Liberazione e qual è il suo valore storico-sportivo? Ne parliamo oggi col nostro primo ospite, Sergio Giuntini, scrittore e storico dello sport, membro della Società Italiana di Storia dello Sport, ben ritrovato a Olimpia. Buongiorno. Professor Giuntini, torniamo a Roma quel 25 aprile 1946. Ci racconti come nasce il Gran Premio della Liberazione di ciclismo? Il Liberazione nasce nell'ambito delle celebrazioni del primo anniversario dalla liberazione del paese nel 1946. A Roma l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia volle dare grande solennità a questa data e promosse tutta una serie di iniziative, cerimonie pubbliche ma anche sportive. Basti dire che quel giorno a Roma il comizio centrale celebrativo della liberazione del paese venne tenuto da Enrico Mattei, da Sandro Pertini e da Cino Moscatelli. La manifestazione era stata iniziata la mattina alle 9 con una celebrazione presso Santa Maria del Popolo, una messa in ricordo dei caduti della Resistenza. E poi nel pomeriggio, appunto, si decise di festeggiare il 25 aprile anche con una corsa ciclistica. Lo starter d'eccezione di questa gara, a cui presero parte 88 concorrenti, fu il grande comandante partigiano Cino Moscatelli. E l'organizzazione vera e propria della gara fu invece dell'Unione Sportiva Monti di Roma e in particolare di Ottorino Pinsuti, che per lungo tempo è stato veramente l'animatore di questa gara. Emblematiche anche le vie e i luoghi di Roma che costituivano il tracciato di gara allora e come in buona parte anche oggi. La resistenza in Italia inizia a Porta San Paolo sostanzialmente, quando appunto dopo l'8 settembre c'è un primo tentativo di opporsi all'occupazione militare tedesca e ci fu un importante scontro armato appunto tra soldati italiani che si rifiutavano di aderire alla Repubblica Sociale e le prime forze partigiane che si stavano organizzando in Italia. Il percorso del Liberazione originariamente il tracciato era quello del parco archeologico, che toccava molti punti, come dire, di grande importanza storica, monumentale e simbolica della città. Ecco, un'altra cosa abbastanza interessante delle primissime edizioni del Liberazione fu il tentativo nel 1948 di farne anche una gara femminile. Nel 48 fu organizzato a fianco della prova maschile una liberazione di soli 12,5 km, però riservato a cicliste, e parteciparono alcune cicliste di buon livello nazionale, in particolare la Lavaggi, che era una ciclista ligure che gareggiava per l'Ampi di Genova, che appunto era allora una delle migliori cicliste italiane. Chi ha oggi più fantasia dei ladri di biciclette? Vi mostriamo la loro ultima trovata. Mentre voi state lavorando, ricevete una telefonata. Uno sconosciuto vi comunica che è appena arrivato da fuori e che è stato incaricato di consegnarvi un pacco da parte di un comune amico. Grazie, manderò a ritirare, dite voi. No, io riparto tra poco, risponde la voce.
Bisogna che lo ritiriate subito. Mandate qualcuno con la bicicletta. Altre voci d'epoca che ci ricordano il valore della bicicletta in quegli anni. Ecco, professor Giuntini, perché si decise di celebrare il 25 aprile proprio con una gara ciclistica? Innanzitutto perché la bicicletta aveva costituito nella lotta di liberazione nazionale uno strumento fondamentale per le staffette partigiane, per molte donne che hanno combattuto nella resistenza da staffette e soprattutto per la guerra dei gruppi di azione patriottica, i famosi GAP, cioè quegli organismi partigiani che operavano nei centri urbani con dei colpi di mano, con degli attentati e che si servivano di biciclette. E poi ci sono altre ragioni. Diciamo che il ciclismo è stato lo sport che ha rappresentato proprio la rinascita del paese. Le prime grandi manifestazioni sportive dell'immediato secondo dopoguerra sono ciclistiche, non calcistiche. L'Italia che rinasceva riparte dal Giro d'Italia del 1946, che viene detto appunto il Giro della Rinascita, e una cosa che pochi sanno, l'organismo che in occasione del Giro d'Italia del 1946 si occupò di raccogliere tutti gli introiti pubblicitari fu l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. Sempre in quel Giro d'Italia del 1946 partecipò anche una squadra di ciclisti del Fronte della Gioventù. Il Fronte della Gioventù era stato un altro movimento legato alla resistenza, costituito da giovani appartenenti a tutte le opzioni politiche che avevano dato un grosso contributo alla lotta di liberazione nazionale. A fondarlo era stato uno infatti dei protagonisti del movimento di liberazione, Eugenio Curiel a Milano. E il ciclismo è lo sport su cui sempre nell'immediato secondo dopoguerra punta moltissimo l'Unione Italiana Sport Popolare, che nascerà nel 1948 ma che aveva già iniziato a porre le basi della sua attività nell'immediato secondo dopoguerra, che farà anch'essa del ciclismo l'attività prevalente. E dal punto di vista sportivo cosa può dirci di quella prima edizione? Diciamo questo, il Gran Premio della Liberazione nelle prime tre edizioni, 46, 47, 48, è prevalentemente una gara di respiro laziale romano. Infatti i vincitori delle prime tre edizioni sono tutti ciclisti dell'Associazione Sportiva Ciclistica Roma. E il primo vincitore del Gran Premio della Liberazione è Gustavo Guglielmetti, che era un buon corridore, era stato campione italiano della velocità allievi nel 1938. Era un ottimo quindi finisseur e infatti vinse quella gara lasciando in volata una macchina e mezza, il secondo classificato Spartaco Rosati, anch'egli dell'Associazione Sportiva Roma, che poi vincerà la seconda edizione. Per il primo Liberazione vinto, Guglielmetti ebbe un premio di 180 lire, che era una discreta cifra per quei tempi, e la sua maggiore soddisfazione fu di essere intervistato da Mario De Angelis, che sarebbe diventato un notevole giornalista sportivo del Corriere dello Sport. Poi però il Liberazione, professor Giuntini, amplia i propri orizzonti. La prima edizione di respiro nazionale è quella del 1949, che viene vinta infatti da un ciclista non laziale, da Arnaldo Benfenati, era un ciclista ligure, che era un eccellente dilettante, perché nel 1947 aveva vinto il campionato del mondo su strada a Parigi e nel 1948 era arrivato secondo nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi. Ecco, dal 49 in avanti il Gran Premio Liberazione decollerà e per il suo decollo fu fondamentale il fatto che dal 1954 venne organizzato sostanzialmente con il sostegno massiccio
dell'organo del Partito Comunista Italiano, l'Unità, perché il Gran Premio di Liberazione dal 54 all'85 è stato sempre promosso sotto l'egida dell'Unità. E a partire dagli anni 60 diventa anche una grande vetrina internazionale, perché appunto cominciano a correrlo atleti, ciclisti soprattutto dell'est europeo, dilettanti dell'est europeo. E il primo che si pone in luce è il cecoslovacco Jan Smolik, che arriva terzo nel 1965, poi arriverà terzo anche nel 66. Ma questo Smolik era un dilettante di un certo livello, perché nel 1964 aveva vinto la famosa Corsa della Pace, la Berlino-Praga-Varsavia, che insieme al Tour de l'Avenir era la più importante gara ciclistica a tappe per dilettanti d'Europa. E poi nel 1966 arriverà la prima vittoria di un ciclista straniero, un altro cecoslovacco, Jaroslav Kvapil, e da lì in avanti i successi stranieri saranno 25 fino all'ultima edizione del 2019. Negli anni della Guerra Fredda, quindi, Liberazione era anche una camera di compensazione, diciamo così, tra i ciclisti dei due blocchi. A favorire questi scambi tra l'Italia e i paesi dell'ex cortina di ferro, quindi i paesi dell'Europa dell'Est, che raramente venivano a gareggiare in Italia, è sempre stato l'Unione Italiana Sport Popolare, che aveva un ufficio esteri che in sostanza garantiva i canali diplomatici che consentivano appunto a Liberazione di avere la presenza di questi campioni dell'est europeo. Sostanzialmente, tra l'altro, in Liberazione, proprio dagli anni 60 in poi, cominciò a diventare la prova selettiva con la quale poi i nostri dilettanti venivano inviati a gareggiare appunto alla Corsa della Pace, la Berlino, Praga-Varsavia. Quindi ebbe anche un ruolo, diciamo, di diplomazia sportiva, favorì in tempi di guerra fredda una apertura tra est e ovest che altrimenti era piuttosto complicata. E fra poco con qualcuno di questi campioni di est e ovest parleremo. Intanto grazie Sergio Giuntini per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie a voi. Pochi istanti e vi aspetto sempre qui a Olimpia. Olimpia. È il trionfo, il gran finale del Gran Premio della Liberazione 2011. Il successo va all'atleta che sa per tagliare solo il comando. L'arrivo, Matteo Trentin. Trentin vince in Liberazione. Proprio vero che il Gran Premio della Liberazione di Roma, giunto alla 74esima edizione quest'anno, è da sempre culla di talenti under 23 che poi spiccano il volo verso il ciclismo professionistico. Di questa storica corsa, legata a doppio filo con la storia della nostra resistenza, parliamo oggi a Olimpia. Ne abbiamo già ricostruito il contesto storico, ma adesso inforchiamo la bici ed entriamo nel gruppo di quei ciclisti che negli anni si sono lanciati a capofitto per le strade di Roma sognando la vittoria e poi una carriera da protagonisti. Di quel gruppo ha fatto parte anche Claudio Terenzi, ex ciclista e ora titolare del team Bike Terenzi, che quest'anno ha organizzato il nuovo Gran Premio della Liberazione. Signor Terenzi, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Buongiorno a voi. Signor Terenzi, com'è nata la scelta di rimettere in sella in Liberazione? La cosa che, diciamo, che ha spinto me e il mio gruppo, team Bike Terenzi, è stato quello che questo evento a livello mondiale, perché di questo parliamo, veniva sempre catalogato come il mondiale di primavera, era due anni che era al palo, era fermo, un anno per problemi, diciamo, di budget economici e lo scorso anno per la problematica Covid. E quindi dopo una trattativa di qualche mese con la vecchia società organizzatrice abbiamo fatto il grande passo nel acquisire i diritti per poter organizzare questo evento, che parliamo del quarto o quinto evento sportivo su Roma e il secondo più longevo dopo il concorso ippico. Corsa unica nel suo genere, va detto. C'è questo intreccio tra
tra lo sport e il ciclismo in particolare e la storia che ha permesso a questo evento di essere conosciuto in tutto il mondo, perché è una cosa incredibile. Noi abbiamo 9 squadre straniere che partecipano all'evento, ma la richiesta era quasi di 20, senza il quasi era di 21 squadre. Per quest'anno però ci siamo attenuti su questo numero per dare pure modo ai nostri ragazzi italiani di poter partecipare. Ricordi invece della sua esperienza in corsa di ciclista dilettante? Ma la cosa che colpiva più tutti è che era una gara sentita da tutti, io parlo nel cerchio ciclistico, sia di atleti, dalla società, dai direttori sportivi, e poi quando in questa gara trovavi sempre il fiorfiore degli atleti sia nazionali che internazionali. Infatti l'Albo d'Oro parla di tantissimi atleti che sono passati professionisti, ma non è a caso che l'hanno corso e non l'hanno vinto. Posso citare Michele Bartoli, Mario Cipollini, Paolo Bettini, che non sono stati vincitori ma che poi sono diventati dei grandissimi professionisti e hanno vinto tantissimo le gare che contano. E allora, incontriamoli subito, due di questi campioni che in generazioni diverse al Gran Premio della Liberazione sono stati protagonisti. Nel 1987, poco prima che si sgretolasse il muro di Berlino, lui, ancora sovietico, trionfò proprio tra Porta San Paolo e le Terme di Caracalla. Oggi è dirigente di primo piano nel mondo del ciclismo, dopo una carriera dalle tante vittorie. Ben trovato a Olimpia, Dmitry Konishev. Buongiorno. Dmitry, ricordo dolce, immagino, quel Liberazione vinto da allora giovane dilettante. 87, la prima volta che siamo venuti in Italia, era la seconda corsa che ho fatto. Per me era un po' impressionante vedere, erano quasi 300 corridori in partenza. Era bello, impegnativo in senso emozionale. Dire con tutti i migliori corridori, cioè soprattutto io ho mai visto così tanti partire insieme, dire che organizzata era il top, diciamo, una delle più belle gare, più organizzate che io abbia mai partecipato. A quei tempi voi giovani sovietici eravate praticamente già quasi professionisti. Si può dire che per noi era quasi un semiprofessionalismo, andare a correre con i ragazzi che non andavano a scuola, però ci mancava poco, e noi che avevamo praticamente, non so, 2-3 mesi in inverno a fare i ritiri, era per quello magari che vincevamo spesso. Un altro ricordo di quel 25 aprile 1987? Ricordo che era circuito, era bello circuito da kamikaze, a me piacciono corse sul circuito, soprattutto dove ci sono un po' di curve, cioè, mi arrangiavo tecnicamente e stavo bene in bicicletta, allora quando vedi la corsa e sai bene fare le curve diventa più facile. Io avversari non conoscevo, io mi ricordo che eravamo magari rimasti in un gruppetto di una ventina di corridori, all'epoca non guardavo in faccia nessuno, non sapevo i nomi, le squadre, niente, andavo con la testa bassa e basta. Fu un bel trampolino di lancio per una carriera che ti ha visto poi sfiorare il mondiale e vincere tappe al Giro, al Tour e alla Vuelta. Vincere Liberazione penso che è una delle corse che vorrebbero vincere tutti. Questo è un stimolo di più, vuol dire che la gente viene più agguerrita, più in condizione per farsi vedere. E spero che tornerà come una volta, almeno come quando ho fatto io. Grazie mille a Dmitry Konishev per essere stato ospite a Olimpia, e facciamo ora un salto di qualche anno nella storia del Gran Premio della Liberazione e arriviamo a inizio anni 2000, dove troviamo protagonisti persino gli australiani, uno dei quali ancora oggi a 34 anni è protagonista ancora appunto in gruppo. Simon Clark, benvenuto a Olimpia, la città dello sport. Grazie a tutti, sono contento di parlare con voi del bel Giro della Liberazione. Simon, anche per voi australiani Liberazione diventò ben presto un appuntamento fisso e poi anche vincente? Noi, avendo la base sempre in Italia come nazionale, era una delle gare, sia Liberazione che Giro delle Regioni, che segue subito dopo, che facevamo tutti gli anni ed era molto un appuntamento molto importante per noi. Fino al 2004 non siamo mai riusciti a fare nessun risultato notevole, ma da 2005 in poi più o meno gli australiani, quando abbiamo corso, siamo sempre arrivati
sul podio in un modo o l'altro. Abbiamo vinto due volte, 3-4 volte secondo e altre diverse volte terzo, e quindi sì, era sempre un appuntamento importante per noi e per la nazionale e per essere visto delle squadre professionistiche che guardavano i dilettanti. Un ricordo particolare? Nel 2005, quando ho vinto Chris Sutton davanti a Riccardo Ricò e Fabio Sabatini, e praticamente se guardi prima del 2005 non abbiamo mai fatto un risultato come nazionale alla liberazione. E eravamo lì con il manager della nazionale, non solo delle dilettanti, ma il manager generale del nazionale intero, e ci ha fatto prima della gara questo discorso che è la sua gara preferita e ci tiene tanto, e non ha mai fatto un risultato in tutti gli anni che viene lì. E noi abbiamo detto ok, e quindi che cosa ci dai se facciamo un risultato? E lui fa, non mi ricordo se mi va, ti do il mio lavoro, ti do una cosa esagerata. E allora quell'anno siamo andati lì e l'abbiamo vinto con Saturn e abbiamo fatto un sacco di ridere. E da lì in poi è nato questa passione un po' dalla nazionale per la liberazione, che poi siamo riusciti, cioè appunto ci tenevamo sempre di fare una bella gara lì. E direi che siete riusciti, davvero ci siete riusciti, te e i tuoi compagni. Simon Clark, grazie per essere stato ospite a Olimpia. Grazie a tutti voi, buona pedalata. E allora, sempre pedalando, appunto, ritorniamo in chiusura da Claudio Terenzi, l'organizzatore del Liberazione 2021. Obiettivi per il futuro? Da subito, da questo anno, anche se non c'era i presupposti, io parlo a livello economico, abbiamo anche inserito un progetto solidale. Siamo nelle scuole, promuoviamo il ciclismo per i bambini meno fortunati, e stiamo lavorando anche su questo progetto solidale. Quest'anno un pochettino frenato anche dal discorso della pandemia, il prossimo anno sarà sviluppato in una maniera molto più accentuata, e poi ci sarà il gran finale lunedì 25 aprile 2022 a Caracalla. E che dire, per il prossimo anno vorremmo integrare il programma di gare, perché deve essere sempre una festa dello sport e del ciclismo in particolare, e potrebbe ritornare in Liberazione donne, la categoria donne, e poi quest'anno non possiamo, per via sempre della pandemia, fare da corollario anche ai giovanissimi, alle categorie inferiori, e quindi stiamo studiando anche questo. E allora Claudio Terenzi, in bocca al lupo e grazie per essere stato ospite di Olimpia, la città dello sport. Grazie, grazie, e come si dice, crepi il lupo. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.